Gentili signore e signori, un cordiale saluto da Scarperia. Siamo all'Autodromo Internazionale del Mugello in occasione di questa prima edizione del trofeo campioni mugellani riservato alla categoria juniores. 105 gli atleti che saranno impegnati in questa gara che si svolge su 16 giri pari a 83 km e 920 metri. Qualche goccia di pioggia prima dell'inizio della manifestazione, quest'oggi però l'Autodromo del Mugello, non il rombo delle auto e delle moto, ma il fruscio delle biciclette in questo appuntamento con gli juniores che per la prima volta scendono in gara su questo anello. L'organizzazione è della società Settimo Miglio di Settimello di Calenzano, con il presidente Paolo Traversi, 20 le formazioni impegnate in questa gara. È il momento della presentazione delle squadre, ecco intanto la formazione del Vangi, il Pirata Samaricambi e poi naturalmente via via tutte le altre formazioni, una delle più attese, la polisportiva Monsumanese, che ha un velocista di fama come Andrea Stefanelli, già vincitore di una gara. Ci sono anche sponsor importanti per questa manifestazione, li ricordiamo: il Pool Utensileria Industriale, lo Zainetto Verde Viaggi Studia, Italiana Assicurazioni, Agenzia Martinelli, Regia Congressi, Traversi Romani, Recupero Rottami, Scott Allestimenti Congressuali, Multiclip, la Fasar e la Città Metropolitana di Firenze. Grazie naturalmente alla disponibilità del direttore dell'Autodromo Internazionale del Mugello Paolo Poli, con il patrocinio del comune di Scarperia e San Piero a Sieva abbiamo visto anche il sindaco Federico Ignesti, e quindi continuiamo questa rassegna delle squadre. Questo è il team Franco Ballerini che sarà impegnato in questa manifestazione, così come le altre 19 squadre che per un successo organizzativo importante erano 137 gli atleti iscritti. Direzione di corsa affidata a Gianni Cantini e a Mario Mecacci, il cielo che non promette nulla di buono al momento della partenza, e ormai è imminente anche Saverio Metti, presidente del comitato regionale Toscana, e queste le immagini che arrivano al momento del raduno degli atleti e sulla linea di partenza prima di dar vita a questa prima edizione del trofeo campioni mugellani per la categoria juniores. Paolo Traversi assieme a Saverio Metti ha dato il via ai 105 atleti e quindi è iniziata ufficialmente questa gara con due voci per quanto riguarda le informazioni in corsa, quelle di Sandro Manzi e Piero Germelli del team Radiocorsa Toscana, cambio ruota Cicli Barone, la scorta tecnica della Moto Guzzi di Prato, mentre il medico di gara è il dottor Antonio Stinchetti, la misericordia di Scarperia per il servizio sanitario. Presidente del Collegio Giuria è Marcello Chini, con lui anche Maurizio Colligiani, mentre il giudice di arrivo è Bruno Batelli, per quanto riguarda invece la moto è Marco Chiantelli. Questi li addetti ai lavori. Circuito internazionale del Mugello offre sempre davvero un panorama stupendo, con una corsa che sicuramente sarà riservata soprattutto ai velocisti, perché non ci sono molte difficoltà, c'è un tratto in salita nella zona dell'arrabbiata, ma comunque è un circuito che tradizionalmente riserva sempre volate, almeno per le categorie minori, anche se questi sono gli juniores, e quindi conterà molto come sarà impostata la competizione dalle varie formazioni che tengono particolarmente a questa gara. Tutti gli atleti che hanno preso il via molto felici di poter disputare questo appuntamento qui a Scarperia, e intanto andiamo a vedere quello che sta avvenendo con un primo tentativo che vede per protagonista Turini, il corridore della ciclistica Mobilieri Ponsacco, casacca rosso-blu. Siamo praticamente in questo momento al terzo giro, quindi sono stati percorsi una
quindicina di chilometri, vediamo che subito la reazione da parte anche di Castagnoli, che si sta riportando in questo momento sul corridore pisano, quindi Turini e Castagnoli che difende i colori della formazione ciclistica Omnia di Imola e che sta facendo in questo momento l'andatura, questi i due atleti al comando della gara, ma vantaggio di 8-9 secondi nei confronti del gruppo. Abbiamo detto 83 km 920 metri, 16 giri in programma, prima naturalmente di questa gara ciclistica, come sempre tante moto in prova sul circuito dell'Autodromo Internazionale del Mugello per questo appuntamento che Paolo Traversi ripeterà, anche se con categorie diverse, in occasione del campionato toscano a cronometro per le categorie allievi che si svolgerà qui a Scarperia nel prossimo mese di luglio. È anche un impegno organizzativo quello della società Settimo Miglio di Settimello che prosegue la marcia di avvicinamento ad altri appuntamenti dopo la gara internazionale che si svolse durante l'inverno praticamente proprio qui in questa zona di Scarperia. C'è stata la due giorni su pista, il campionato italiani juniores delle specialità veloci al velodromo delle Cascine e poi questo terzo appuntamento per juniores, ma a seguire altri eventi attendono appunto la società calenzanese e il suo presidente Paolo Traversi, gruppo che sta reagendo, media subito attorno ai 43 orari e il primo tentativo di giornata che avete visto con Turini e Castagnoli che sono stati ripresi però prontamente dal gruppo. E allora passiamo ormai alla fine del quarto giro, quando la situazione vede in questo momento alcuni atleti uscire dal gruppo. Continuano infatti i tentativi di fuga prima della fuga che ha visto per protagonisti Turini e Castagnoli. C'era stato un tentativo di Matteoli, poi successivamente anche Bartoli aveva provato. Ora abbiamo questo plotoncino di attaccanti, sono 8 per la precisione, che stanno cercando di guadagnare terreno con Giulietti, Amosov, Barra, Scottoni, Bufalini, Chiodarelli, Pascarella e Bartoli. Questi sono gli atleti che stanno comandando la corsa, vantaggio che è minimo perché vedete il gruppo in questo momento va prontamente a neutralizzare anche questo tentativo di fuga e quindi tutto da rifare, gruppo compatto, naturalmente le formazioni più quotate si controllano, c'è anche la maglia del campione toscano della categoria Riccardo Del Cucina, titolo conquistato quest'anno a Monsummano Terme, che naturalmente è uno dei favoriti d'obbligo per quanto riguarda questa gara, tenuto conto delle sue doti di velocista, mentre si cerca di organizzare un nuovo attacco. E per quanto riguarda la corsa, ormai sono stati percorsi una trentacinquina di chilometri, vediamo con il numero 37 di gara, la maglia del team Pieri, quella di Giulio Tavanti, con il numero 4 Diego Buti, che va a fare in questo momento l'andatura. Comunque vantaggio sempre molto ridotto nei confronti degli inseguitori. Il tracciato presenta il punto più difficile nella zona dell'Arrabbiata, mentre anche questo tentativo a tre con gli atleti anche della polisportiva monsumanese che stanno lavorando fin dai primi chilometri viene neutralizzato e quindi di nuovo in
questo momento gruppo compatto. Sono stati percorsi 38 km tutti assieme, media attorno ai 42.500 orari, ed ecco questa immagine è proprio che ci documenta come il gruppo stia recuperando anche questo tentativo. Andiamo allora a ricordare il pool utensileria industriale, lo zainetto verde Viaggi Studia, Italiana Assicurazione Agenzia Martinelli, Regia Congressi, Traversi Romano Recupero Rottami, Scott Allestimenti e Congressuali. Poi la Multiclip, la Fasa e la Città Metropolitana di Firenze. Questi gli sponsor ufficiali di questa prima edizione del trofeo campioni mugellani. Quando si parla di campioni mugellani, il riferimento è naturalmente al grande Gastone Nencini, nato a pochissimi chilometri da Scarpedia nella zona di Bilancino, ma poi altri campioni mugellani molto noti e a suo tempo grandi protagonisti: Guido Boni, i fratelli Vasco e Mario Baroni, Piero Dallai e altri atleti che sicuramente hanno recitato un ruolo importante per quanto riguarda l'attività ciclistica, che li ha visti a suo tempo impegnati e brillanti protagonisti. Intanto continuano i tentativi di fuga, questo momento ce n'è un altro che viene proposto da un protoncino con Giulietti, Amosov, Barra, quindi Scottoni, Bufalini, Chiodarelli, Pascarella e Bartoli. Questi sono gli atleti che in questo momento stanno comandando la gara. Li vediamo, stanno transitando proprio dalla zona del traguardo con un vantaggio comunque minimo, un paio di casacche della società Team Ballerini, Giulietti e Pascarella appartengono a questa formazione, mentre naturalmente vediamo quella che è la situazione con la maglia dello Stabia Ciclismo Dover di Afora, vale a dire con Bartoli che è nelle prime posizioni, poi anche l'atleta della formazione della Vangi Samaricambi, si tratta di Scottoni che sta facendo l'andatura, cede il passo in questo momento a uno dei compagni di fuga di questo tentativo a 8, hanno guadagnato 9-10 secondi di vantaggio. Abbiamo anche la maglia della Sidermec Vitali, ripeto ancora Giulietti del team Franco Ballerini, Amosov della CPS Professional, Barra della Polisportiva Monsumanese, Scottoni della Vangi il Pirata Sama, Bufalini della Casano, poi Chiodarelli con il numero 115 della Sidermec Vitali, Pascarella del team Franco Ballerini, Bartoli dello Stabia Ciclismo Dover. Questi sono gli atleti al comando, ormai sono stati in pratica percorsi già una quarantina di chilometri, è un tentativo di fuga che sta caratterizzando questa fase della corsa, si alternano regolarmente nei cambi gli atleti che hanno dato vita a questo tentativo, ma lo abbiamo detto anche in precedenza, diversi tentativi di fuga ma tutti di breve durata, questo invece ha maggiore consistenza almeno per il momento, ma quando il nostro operatore si volta il vantaggio nei confronti del gruppo è davvero ridottissimo e infatti lo vedete, è soltanto 7 secondi il vantaggio per il protoncino in questo trofeo campioni mugellani riservato alla categoria juniores che si corre a Scarperia sull'autodromo internazionale del Mugello. Rientrato il tentativo degli 8, ora siamo a 6 giri dalla conclusione, quindi sono stati percorsi già oltre 50 chilometri. Stiamo vedendo una fase della corsa che è ancora sicuramente interessante, con tentativi che si ripetono puntualmente, ma fino a questo momento nessuno ha avuto la consistenza per poter sperare in qualcosa di più
del generoso magari tentativo che è stato operato. Vediamo in questo momento con il numero di gara 72, la maglia è quella della Deca Riders Team Romagna, vale a dire è Bordieri, cioè, ma il terzetto ha soltanto davvero pochi metri di vantaggio nei confronti del gruppo. Lo vedete infatti come gli atleti della polisportiva monsumanese stiano lavorando anche in questa fase della corsa, e quindi termina anche il tentativo dei tre, e quindi di nuovo situazione praticamente di gruppo compatto, anche se leggermente frazionato, perché questi continui allunghi naturalmente costringono a cambi di marcia naturalmente gli atleti, e quindi nuovamente ora si cerca di imbastire un nuovo tentativo di fuga con una decina di atleti, ma ce n'è uno in maniera particolare che cerca di allungare. Si tratta infatti del numero 102 di gara, la maglia è quella della polisportiva monsumanese, è Matteo Luci che prova ad allungare, si volta il corridore di limite sull'Arno per controllare alle spalle la reazione del gruppo. È l'ennesimo tentativo di fuga, ma anche quello di Luci viene neutralizzato, e quindi c'è un drappello di una quindicina di atleti che hanno un leggerissimo margine di vantaggio nei confronti del gruppo più folto. Comunque si continua a viaggiare a 42-43 di media in questa competizione, con gli atleti anche del team Franco Ballerini, il team guidato da Luca Scinto, che stanno operando in questo momento sulla terra. Poi anche naturalmente la formazione sempre della polisportiva monsumanese, sono presenti anche alcuni team extra regionali dopo il giro della Valdera a tappe, questo impegno che anticipa in pratica di 5 giorni il campionato italiano che si correrà domenica prossima a Casella in provincia di Genova, e quindi sarà sicuramente un impegno particolare per la categoria juniores con questo campionato italiano che tra l'altro si dice impegnativo. A proposito, vi diamo la composizione della squadra toscana per il campionato toscano juniores di domenica a Casella di Genova. Sarà formata da Mattia Ballerini, Davide Bufalini, Diego Buti, Riccardo Del Cucina che è il campione toscano, Giorgio Del Mastio, Aldo Feisai, Niccolò Iacchi, Ruggero Lombardi, Matteo Luci, Andrea Nannini, Pavi dell'Innocenti, Damiano Petri, Mattia Simonetti e Matteo Spanio. Questi sono i 14 titolari toscani per il campionato italiano di domenica. Le riserve sono state scelte Merola, Micheli e Picchianti, quindi anche questa notizia per quanto riguarda appunto la prossima manifestazione tricolore che si correrà a Genova, come abbiamo detto a Casella di Genova, su di un percorso impegnativo. E intanto un quartetto in questo momento all'attacco, vediamo infatti ancora il team Franco Ballerini molto attivo nella circostanza, con il numero 1 intanto la maglia di Mattia Ballerini, e poi abbiamo Cozzani e Rolando, i due atleti del team Franco Ballerini, c'è anche Luci della polisportiva monsumanese, questo è il quartetto al comando della gara. Dunque numero 125 per Cozzani, il 131 Rolando del team Franco Ballerini, con il numero 102 Luci della polisportiva monsumanese, con il numero 1 Ballerini della Vangil Pirata Samaricambi. Questo è il quartetto che prova quando siamo ormai praticamente al decimo giro, quindi percorsi oltre 50 chilometri, ne mancano peraltro ancora una trentina, poco più, alla conclusione. L'accordo è buono tra i quattro, con il tandem del team Franco Ballerini che va a fare l'andatura, il ligure Cozzani, poi Rolando, quindi abbiamo la maglia di Luci della monsumanese,
e la maglia invece del team Vangi il Pirata, ora a fare l'andatura Mattia Ballerini, che sta facendo appunto in questo momento l'andatura. Il vantaggio è buono, infatti una quindicina di secondi tende ad aumentare leggermente il margine di questo poker, che è uscito con decisione dopo un tentativo precedente che aveva visto per protagonisti anche 21 atleti, poi rientrato anche questo tentativo di fuga, è nato quello che è in corso di svolgimento con il quartetto condotto ora da Cozzani, Rolando e poi Ballerini e Luci, questi quattro atleti al comando della gara. E 20 secondi circa il margine, ci dice Sandro Manzi, che assieme a Piero Germelli garantisce le informazioni in corsa. Sta arrivando il gruppo, lo vedete in questo momento, che non c'è molto accordo sulla testa del gruppo, ma naturalmente i compagni di squadra di coloro che stanno in questo momento promuovendo il tentativo di fuga stanno operando una certa copertura. E allora vedremo se il quartetto riuscirà ad aumentare ancora il vantaggio. Sicuramente questa è la fuga di maggiore consistenza e di maggiore vantaggio nei confronti del gruppo, perché 20 secondi in precedenza non era stata mai raggiunta questa cifra durante i vari tentativi. Siamo ormai alle battute conclusive, perché mancano circa 20 km alla conclusione della gara. Vediamo la maglia dello Stabia Ciclismo Dover Andiafora all'attacco in questo momento, ma il gruppo sta reagendo, il controllo sicuramente è ancora maggiore quando mancano meno di 20 km alla conclusione. Infatti il tentativo è stato neutralizzato, era Picchianti che aveva provato ad allungare, ma senza fortuna, perché intanto anche gli atleti della MECAP e questa formazione aretina di Loro Ciuffenna, che ha tra le proprie file Riccardo Del Cucina, il campione toscano della categoria, vincitore del titolo quest'anno a Monsu Mano Terme, ma al tempo stesso autore anche di diversi piazzamenti. E quindi il gruppo praticamente compatto quando sono stati percorsi ormai 12 giri dei 16 in programma. E allora andiamo a vedere ormai le battute conclusive di questa prova con una situazione di gruppo compatto che rimane tale anche negli ultimi chilometri. C'era stato un tentativo anche da parte di Cozzani, ora il gruppo è compatto quando in pratica si va ad iniziare l'ultimo giro, gli ultimi 5 km e 200 metri alla conclusione della prova. Vediamo in questo momento proprio la maglia della polisportiva Monsumanese, è la società di Monsumano Terme che sta pilotando il gruppo, ben 4 le maglie di questa formazione. Andrea Stefanelli è il velocista di riferimento di questa formazione, già vittorioso, autore di alcuni piazzamenti, e infatti sono loro che stanno pilotando il gruppo all'inizio in pratica dell'ultimo giro. Mancano 5 km alla conclusione di questo trofeo campioni mugellani, questa competizione riservata alla categoria juniores, che ha visto 105 atleti alla partenza in rappresentanza di 20 formazioni, non soltanto toscane ma anche quelle provenienti da fuori regione. Non sarà facile cercare di uscire dal gruppo in queste battute finali, perché lo vedete come il controllo sia molto stretto. Quattro ancora le maglie della formazione pistoiese là davanti, poi anche un paio di casacche del team Vangi il Pirata Samaricambi, che è un'altra formazione che ha sicuramente un ottimo velocista nelle proprie file, come Bolognesi, che è stato protagonista anche nella due giorni dei campionati italiani juniores su pista al velodromo delle Cascine.
sempre organizzati dalla società Settimo Miglio di Settimello di Calenzano, del presidente Paolo Traversi, che, come abbiamo detto, tornerà a proporre ancora il ciclismo su questo splendido impianto. Ora va all'attacco, lo vedete in questo momento con il numero 79 Danilo Bartoli, il corridore che aveva provato anche nelle battute iniziali della competizione, ma senza fortuna e successo, così come avviene anche in questa circostanza, perché quando siamo praticamente ormai a metà dell'ultimo giro, ancora la polisportiva monsumanese va a chiudere e quindi di nuovo tutti assieme, mentre così come all'inizio tornano alcune gocce di pioggia. All'inizio ci hanno accompagnato per pochissimi minuti, poi la situazione è migliorata, in queste battute conclusive torna la pioggia, ma in maniera abbastanza limitata, e quindi ormai la corsa va verso la sua conclusione, soltanto un paio di chilometri e poco più al termine di questa gara. Una gara veloce, ricca anche di tentativi di fuga, anche se tutti in pratica di breve durata, soltanto quel tentativo a 4 ha caratterizzato per almeno 6-7 chilometri la competizione, per il resto soltanto tentativi continui, ma tutti, abbiamo detto, di brevissima durata. Ormai attendiamo il passaggio all'ultimo chilometro, le due bandierine rosse che segnalano appunto l'inizio dei 1000 metri conclusivi. La zona più difficile, quella nella zona dell'arrabbiata, ormai è stata superata. Gli atleti entreranno tra non molto sul rettilineo di arrivo, un rettilineo di arrivo ampio, bellissimo, come quello dell'Autodromo Internazionale del Mugello, e quindi questa volata del gruppo a ranghi compatti andrà sicuramente a questo punto a chiudere questa manifestazione, che ha avuto sicuramente un ottimo successo, a ripagare l'impegno di Paolo Traversi e di pochi altri che con lui hanno collaborato. Si cerca in extremis un tentativo di fuga, magari un allungo che possa consentire a chi lo promuove di evitare la volata, magari se appunto l'atleta non possiede le caratteristiche da velocista, ma ormai quando siamo nel tratto in discesa, prima di entrare sul rettilineo di arrivo, il gruppo continua a viaggiare compatto. Dopo una gara lunga 83 km e 920 metri, una gara che è stata ottimamente organizzata e che ha visto questo ottimo successo. Si fa vedere anche il team Franco Ballerini nelle prime posizioni. Pavi degli Innocenti è un ottimo velocista, lo abbiamo visto anche nelle ultime gare, ma attenzione anche al campione toscano, naturalmente, del Cucina, attenzione ad Andrea Stefanelli, e così come a Rolando, altro elemento di spicco del team Franco Ballerini. Siamo ormai alla discesa, quando i corridori vanno ad affrontarla a ranghi compatti. Ormai gli ultimi 5 chilometri, ne sono rimasti soltanto uno e mezzo alla conclusione di questa prova. Abbiamo visto all'inizio della manifestazione anche la presenza di Federico Ignesti, sindaco di Scarperia e di Scarperia San Piero Assieve. Naturalmente un ringraziamento va al direttore dell'impianto, a Paolo Poli, che ha dato ancora una volta la propria disponibilità a finché il ciclismo potesse essere presente con un'altra manifestazione spettacolare, e i giovani che vi hanno preso parte hanno apprezzato veramente questo fatto significativo di gareggiare su di un circuito che è conosciuto in tutto il mondo, che ha ospitato soltanto poche settimane fa un gran premio di moto a livello mondiale.
e che naturalmente ospiterà altri grandi eventi come avviene da diversi anni a questa parte. Vediamo ormai l'epilogo conclusivo, perché siamo sul rettilineo di arrivo e allora volata a ranghi compatti. Vedremo le immagini dalla telecamera che è sul traguardo, ed ecco infatti questo sprint serrato. Attenzione alla maglia bianca, è quella di Del Cuscina, che è il campione toscano. C'è anche Stefanelli, c'è anche Bolognesi, ma è Del Cuscina sulla sinistra. Lo vedete che riesce ad avere la meglio proprio su Bolognesi, terzo Stefanelli, poi Calabria, quindi Rolando, Pierini, Cozzani, Tavanti, Carnicella e Sardoni. È da apprezzare nel replay questa uscita, lo vedete, esce in questo momento la maglia bianca di Del Cuscina, esce e cerca di affiancarlo Thomas Bolognesi alla sua destra, ma Del Cuscina resiste e va a conquistare il successo primo stagionale, e quindi seconda posizione per Thomas Bolognesi, terza posizione per Andrea Stefanelli. E questo è il podio di questa prima edizione del trofeo Campioni Mugellani riservato agli juniores. Riccardo Del Cuscina, il campione toscano della categoria juniores, ha messo tutto in fila. Una bella soddisfazione, Riccardo. Sì, sono contento. Una vittoria era quello che mancava quest'anno e sono veramente soddisfatto. Grande squadra, siamo forti e nonostante eravamo in quattro oggi siamo riusciti a spuntarla. Bene, grazie, naturalmente in bocca al lupo. Altro protagonista, Bolognesi dell'Avangil Pirata Samaricambi. Un gesto di stizza dopo il traguardo, perché? Beh, sicuramente mi sarebbe molto piaciuto vincere. E, ho fatto un gesto di stizza perché sapevo di essere partito tardi e che non me la sono giocata al massimo. E venivo da un periodo un po' sfortunato e quindi stavo cercando il miglior risultato possibile. Bene, grazie, complimenti. Eccoci, complimenti anche ad Andrea Stefanelli, cercava il bis stagionale e ha ottenuto il terzo posto. Sì, oggi ci dobbiamo accontentare di un terzo posto, un risultato positivo dato che vengo da un periodo di stop di quasi un mese, quindi oggi eravamo qui per vedere com'era la condizione, se le tre settimane di carico avevano funzionato, e a dire il vero si può dire che sono andate molto bene. Purtroppo ho avuto un problema meccanico negli ultimi 2 chilometri che mi si è bloccato il cambio, non sono riuscito a mettere rapporti più lunghi per la volata, e devo ringraziare la squadra che ha contato lo stesso su di me e mi ha dato una gran mano. Qui al Mugello in inverno la gara internazionale di ciclocross. Più avanti, qualche giorno fa, la 2 giorni tricolore sulla pista del velodromo delle Cascine a Firenze. Oggi, terzo impegno, hai voluto portare gli juniores sul circuito del Mugello in questo trofeo Campioni Mugellani. Sì, era un mio sogno portare una gara all'interno del circuito del Mugello, era tanto che ci pensavo. Mi sembra che come prima edizione sia andata bene e, come avevo detto, per il ciclocross qui si può fare tantissime cose, è un posto che si addice a organizzare belle manifestazioni, e quindi io penso questa sia la prima di un qualcosa che dovrà e potrà continuare. Non ho detto il nome all'inizio dell'intervista, anche perché è un personaggio conosciutissimo non soltanto nel ciclismo, nell'atletica leggera, Paolo Traversi, il presidente della Settimo Miglio, la società di Settimello di Calenzano, organizzatrice. Ma gli impegni per la stagione 2024, Paolo, non sono finiti? Gli impegni no, non sono finiti, e penso di non essere nemmeno a metà dell'opera, perché ci aspetta un luglio veramente veramente pesante, con i campionati toscani esordienti agli Euro a cronometro sempre qua al Mugello, la cronoscalata Settimello Monte Morello, che dobbiamo decidere ancora la data, se il 13 oppure la settimana successiva, il 16 e 17 luglio campionati toscani su pista, e il 24 luglio, anche se ancora non è ufficiale, la fase del centro italiano e trofeo delle regioni. Poi ci riposeremo fino a settembre, dove abbiamo una gara di podismo lì a Settimello, scarpinata settimellese, e poi abbiamo 2 mesi e mezzo di tempo per preparare il ciclocross internazionale Città di Firenze,
che anche per quest'anno si disputerà qua all'interno dell'autodromo del Mugello. Allora, buon lavoro, perché non manca. Noi concludiamo qui dall'autodromo internazionale del Mugello ricordando il successo del campione toscano della categoria juniores Riccardo Del Cucina della MEPAC, che è una formazione di Loro Ciuffenna, una formazione della provincia di Arezzo. Secondo posto per Thomas Bolognesi della Vangi il Pirata Samaricambi, terza posizione per Andrea Stefanelli della Polisportiva Monsumanesi. Ed è tutto da Scarperia, dall'autodromo internazionale del Mugello. Grazie per averci seguito. A tutti buon proseguimento di serata.